imparare ad imparare tutta la vita. Sono sicura che Romano tu concordi, perché non è uno slogan ma è proprio una necessità per il lavoro e per l'economia. Per questo, infatti, per questo obiettivo esistono dei fondi, dei servizi, degli strumenti utili che vengono promossi dalle regioni e dalle parti sociali. Noi siamo andati in Lombardia a vedere da vicino come funziona un sistema regionale di promozione della formazione continua. Simona D'Agostino ha frequentato un corso di formazione continua per la valorizzazione del prodotto tipico, che le ha dato la possibilità di lavorare al mercato metropolitano di Milano. Ci hanno insegnato varie materie, ovviamente la base era agroalimentare, essendo inerente comunque al cibo, poi ci hanno insegnato anche la comunicazione verso il cliente, come interagire anche con i colleghi, ci hanno fatto anche una base di inglese appunto per gli stranieri che si aspetta che arrivino qua. Da noi una persona che entra, teniamo a farla girare in tutti i settori, dal taglio alla somministrazione, al mercato, alla cassa, ma anche all'accoglienza dei clienti, alla spiegazione dei prodotti. Quindi questo permette di formare una persona a tutto tondo. La difficoltà nei primi momenti era quella di trovare delle persone con una preparazione sull'agroalimentare specifico per questi tipi di servizio, che prevede una conoscenza base del prodotto, ma anche con la capacità di offrirlo, di sviluppare, di far conoscere il territorio attraverso i prodotti. Se non ci fosse una formazione su questo, noi saremmo abbastanza nei guai. È semplice quando l'imprenditore ha un'idea chiara di quello che deve essere l'obiettivo finale. Una volta chiarita questo, aiutato l'imprenditore a chiarire questa idea, si struttura un percorso che non è detto venga fatto esclusivamente in aula. Si può usare della didattica innovativa, si può usare per conciliare meglio i tempi lavoro, formazione e la formazione a distanza. Si può immaginare anche a un affiancamento del lavoratore con un coaching, con un tutor, che gli farà vedere le nuove competenze applicate al proprio lavoro o alla nuova mansione. Però il punto di partenza è sempre chiarire qual è l'obiettivo e coinvolgere il più possibile in questo percorso il lavoratore.